dieta chetogenica o il digiuno proteico o cosiddetta in passato la dieta amminocinica. Io praticamente per quanto riguarda questo argomento vi vorrei, diciamo, elencare quello che è il nostro programma alimentare, cioè la dieta con integrazione proteica, o meglio ancora quello che noi definiamo il digiuno con integrazione proteica, sottolineando la parola digiuno anziché dieta, perché noi non introduciamo con il nostro programma alimentare alimenti con funzione energetica, ma miriamo la nostra attenzione ad arrivare nel più breve tempo possibile ad utilizzare il nostro grasso corporeo, cioè entrare nel mirabile stato di chetosi, in cui il nostro corpo, in particolar modo un organo del nostro corpo, il fegato, produce i corpi chetonici che sono quelli che verranno poi utilizzati principalmente dal cervello, che è il più grande utilizzatore all'interno del nostro corpo prima di carboidrati, e quando entriamo in chetosi per assenza di carboidrati, zuccheri, glucosio, glicemia, incomincerà a utilizzare i chetoni. Bene, allora vorrei partire con un po' il programma di questa chiacchierata, che purtroppo non sarà e non si esaurirà in un solo incontro, ma sarà una serie di incontri successivi. Quindi il programma di questa, chiamiamola, relazione, in cui relaziono soltanto io, mi relaziono con voi, però purtroppo farò una valutazione, diciamo, bene, è mirato al concetto di usa il termine dieta chetogenica, ma lo abbiamo appena accennato. In realtà noi parliamo del digiuno proteico, che meglio si esprime nel termine digiuno con integrazione proteica, perché non è un digiuno proteico in cui togliamo le proteine, anzi è supportato dalle proteine, quindi integriamo con le proteine questo digiuno, il cui scopo è quello di entrare il più rapidamente possibile in uno stato praticamente di chetosi, uno strato di chetosi che per noi è fondamentale, questo stato di chetosi, per praticamente fare che cosa? Per bruciare il nostro grasso corporeo e fornire, grazie alla metabolizzazione o catabolizzazione del grasso corporeo, di produrre praticamente energia e quindi sentirci in forma, stare bene. I chetoni poi sono euforizzanti e anche anoressizzanti, cioè migliorano il tono dell'umore e fanno ridurre praticamente lo stimolo della fame. Ora parleremo poi di questa dieta con digiuno con integrazione proteica. Scusate, ma questo computer mi fa impazzire. Parleremo di questo digiuno con integrazione proteica, puntando praticamente a capire quale è la proteina ideale presente in natura che deve essere utilizzata per garantire il maggior apporto e soprattutto un apporto costante e continuo di amminoacidi, praticamente di oligopeptidi. Gli amminoacidi servono per mantenere costante la glicemia o gluconeogenesi, e gli oligopeptidi invece sotto forma di di e tripeptidi, che sono quelli più rapidamente assimilabili, meglio assimilabili degli aminoacidi stessi, sono quelli che vanno a costituire il substrato per la sintesi proteica, mantenendo appunto la formazione delle masse muscolari, il mantenimento delle masse muscolari, e questa attenzione particolare delle masse muscolari, che solitamente una persona non ha nel corso della sua vita e della sua alimentazione, tende questa attenzione particolare con un continuo apporto di dipeptidi e tripeptidi a favorire la sintesi proteica, e quindi avrà anche oltre che un effetto anticatabolico, anche parzialmente anabolico sulle masse muscolari.
confronteremo, se avremo tempo, più avanti, il rapporto fra questo digiuno con integrazione proteica rispetto ad una dieta proteica classica. Tutte queste diete proteiche si parla, dov'è la reale differenza fra un digiuno con integrazione proteica in cui l'apporto delle proteine è un apporto normoproteico, in quota normoproteica, tendenzialmente ipoproteico, rispetto a invece a programmi alimentari che vanno, diciamo, a dare, consigliare da vari autori, da vari professionisti, che dicono: a mangiate proteine quante ne volete, fino a sazietà. Questo non, per noi non va bene, perché noi non dobbiamo semplicemente dimagrire, ma dobbiamo praticamente puntare ad un obiettivo ben preciso, che è quello praticamente di non produrre troppi basi azotati, troppi residui azotati, quindi tenendo sempre sotto controllo i valori dell'azotemia e della creatininemia, sapendo bene che l'azotemia potrebbe aumentare se purtroppo nella dieta, perché c'è una disidratazione, perché uno beve poco, bisogna bere almeno 2-3 litri di acqua nella dieta proteica, perché uno piccolo inconveniente della dieta proteica è la disidratazione, cioè uno perde tanti liquidi e tanti sali minerali, ed ecco importante un apporto multivitaminico, multiminerale e un apporto di acqua di almeno 2-3 litri per contrastare questa eliminazione di liquidi che avviene con il dimagrimento e con l'eliminazione della ritenzione idrica e soprattutto praticamente dello scheletro smolare, della ritenzione idrica, dell'acqua ritenuta, che è il sodio, il cloruro di sodio, e quindi questa liberazione del corpo va compensata da un'assunzione di acqua e sali minerali. Poi sempre praticamente la nostra e la creatininemia, perché la creatinina è il rapporto azotemia, creatinina, acido ureico, azoto ureico, scusate, e creatinina ematica o creatininemia sono gli indicatori chiari, questo rapporto, di uno stato di disidratazione o meno del corpo, perché è un indicatore di un deficit funzionale del rene, come qualcuno potrebbe ipotizzare, oddio, una diatrofia. È la creatinina. Se la creatinina è nel range di valori normali, i nostri reni stanno funzionando perfettamente e non c'è nessuno, neanche il minimo pensiero, che i nostri reni possano essere sovraccaricati da un apporto normoproteico, anche protratto per tempi lunghissimi, settimane, mesi, anni. Poi porteremo anche l'attenzione su quello che è il rapporto fra il digiuno con l'integrazione proteica e l'alimentazione essenziale. Perché? Perché noi con il digiuno con integrazione proteica non solo pensiamo a conservare le masse muscolari, ma poniamo un'estrema e attenta attenzione verso praticamente l'apporto di acqua, l'abbiamo appena detto, di sali minerali e vitamine, oltre che di aminoacidi essenziali, cioè di quegli alimenti essenziali che per il nostro organismo, compreso gli omega 3, sono fondamentali per mantenere tutte le funzioni vitali a livello enzimatico e quant'altro. Poi valuteremo anche l'effetto che ha sugli ormoni la dieta chetogenica, o meglio il digiuno con integrazione proteica, cioè innanzitutto l'abbassamento dell'insulina, l'innalzamento del valore del GH, del testosterone e degli ormoni tiroidei, e nelle donne si potrebbe, con il metodo temperatura basale, valutare anche la normalizzazione dell'andamento dell'attività ormonale, misurando la temperatura corporea a livello vaginale o rettale, e ci permette di ottenere così una misurazione, una valutazione dell'attività ormonale della donna, con normalizzazione del ciclo mestruale e ovulazione praticamente al 14° giorno, che è l'indicatore chiaro, lo spartiacque fra l'attività follicolinica estrogenica che porta alla maturazione dell'ovulo maturo per essere fecondato, che fuoriesce dal follicolo di Van der Graaf, e praticamente la fase progestinica luteinica del corpo luteo, che si mantiene tal quale per un certo periodo se non interviene però poi la fecondazione, e quindi la gestazione, una gravidanza,
quel corpo nudo regredirà e al 14° giorno ripartirà la mestruazione dopo l'ovulazione. Quindi avremo 28 giorni con l'ovulazione al 14° giorno. E quindi poi per valutare tutto questo percorso che noi stiamo facendo esiste quel test a cui noi abbiamo già dedicato un video presente su YouTube, che è il Keto Test, il test della chetonuria, che è un indicatore chiaro e ci dice che noi praticamente siamo entrati in chetosi misurando i livelli di chetoni nelle urine, e ci può indicare anche il livello di chetosi raggiunta, ricordando che essendo noi in uno stato di chetosi fisiologica, in questa chetosi fisiologica noi cosa andremo a fare? Andremo a vedere una caduta dei livelli di colorazione, che di solito non si mantiene sempre altissima, perché praticamente il corpo incomincia a produrre meno chetoni, e quei chetoni comunque che produce vengono utilizzati principalmente dal cervello, e noi ci sentiremo più energici e più euforici, non avremo fame, staremo benissimo, energetici, perché in uno stato di chetosi noi mangiamo 24 ore al giorno e non abbiamo quindi cali energetici, e però vedremo che quei chetoni utilizzati a livello ematico dagli organi come il fegato ed altri, che adesso muscoli eccetera che non vi sto elencando, che il corpo li utilizzerà, a livello delle urine vedremo livelli più bassi di chetoni. Poi se vogliamo soffermare su quello che può essere un aspetto interessante, diciamo, fare un confronto fra quello che noi utilizziamo come parametro di riferimento con peso ideale rispetto a quello che viene considerato un peso forma. La differenza ovviamente cambia soprattutto nei soggetti che svolgono una regolare attività fisica. Bene, la dieta chetogenica o ketogenic diet in realtà è una dieta, praticamente anche la nostra è una dieta chetogenica, la possiamo definire tale, perché ha come obiettivo praticamente la chetosi. Quale chetosi? La chetosi fisiologica. Abbiamo dedicato proprio pochi giorni fa, abbiamo rivisitato un vecchio video e lo abbiamo inserito su YouTube a disposizione di tutti, in cui facciamo vedere, parliamo la differenza fra una chetosi fisiologica e uno stato di chetoacidosi. Lo stato di chetoacidosi è uno stato in cui il corpo non riesce a utilizzare l'energia prodotta, i metaboliti energetici, quali sono appunto i chetoni, e quindi salgono i chetoni e sale la glicemia perché il paziente è diabetico. Un soggetto invece praticamente in chetosi fisiologica è un soggetto che sta bene, che è sano, che praticamente entra in uno stato di benessere. Il bambino che va invece contro l'acidone perché ha ripetuti episodi di vomito oppure ha squilibri praticamente ormonali, quel soggetto lì è un soggetto in uno stato di patologia. Noi parliamo della nostra normale chetosi fisiologica, dello stato in cui entriamo quando incominciamo ad eliminare i carboidrati, e nella nostra dieta chetogenica, che ha come obiettivo la chetosi fisiologica, la fonte energetica però che del grasso che, a cui noi andiamo a tingere, non sono i grassi esogeni, quelli del maiale, del bovino, del pesce eccetera, ma sono praticamente il nostro grasso corporeo, che è il miglior grasso che da un punto di vista genetico è quello che noi abbiamo accumulato per i momenti di necessità. Bene, e quindi questo stato di chetosi, la chetogenica, si basa sul raggiungimento e sul mantenimento dello stato di chetosi. Per ottenere e arrivare allo stato di chetosi, qual è il passo fondamentale più difficile che dobbiamo fare? Il primo passo è quello di abbassare i livelli di insulina, bloccare l'eccesso di insulina, uscendo da quella condizione di iperinsulinemia. Di solito un'iperinsulinemia è di ipercortisolemia reattiva all'insulino, che determina l'insulino resistenza, che è spesso legata ai nostri pasti continui ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico, cioè basati su pane, pasta, pizza, patate, riso, mais, dolci, gelati, oppure praticamente e talvolta legati insieme a una inattività fisica, alla mancanza di attività fisica, unendo pasti ricchi di picchi glicemici postprandiali, come vediamo in basso, e praticamente a scarsa o a nulla attività fisica,
si va incontro praticamente a quella condizione di iperinsulinemia e di insulinoresistenza che porta all'aumento ponderale. Noi dobbiamo abbassare i livelli di insulina. Ovviamente più è alto il muro dell'insulinoresistenza, più è invederata la condizione di insulinoresistenza, più difficile potrà essere per noi entrare in quello stato praticamente di chetosi, perché l'insulina manterrà i livelli alti. L'insulina blocca lo scioglimento in particolar modo del grasso viscerale, ma anche del grasso sottocutaneo di nudi, fianchi e cosce, che ha, oltre all'insulina, un'azione anche di blocco determinata dall'attività estrogenica. Essendo il grasso corporeo sottocutaneo di nudi, fianchi e cosce un tipico grasso di specie, un carattere sessuale secondario tipico delle donne. Quindi noi quello che andiamo a fare invece è proprio, rispetto alla classica dieta chetogenica, una sorta di digiuno con integrazione proteica, o come amiamo definirlo, il digiuno cheto proteico. E la chetogenesi da che cosa parte? Parte dallo scioglimento del grasso, cioè dalla lipolisi. La lipolisi che si attiva per fornire quei substrati necessari per produrre l'energia, bloccando la lipogenesi, cioè la formazione di grasso imposta dall'insulina, che è quella che trasforma di solito l'insulina, un pasto ricco di zuccheri, quindi un pasto iperglicemico, in un eccesso di trigliceridi che prima ingrassa il fegato portandoci verso uno stato di fegato grasso, steatosi epatica, e poi praticamente ci porta ancora prima in uno stato praticamente di aumento di trigliceridi ematici, l'ipertrigliceridemia e anche la formazione di colesterolo. La chetogenesi che noi cerchiamo di innescare, cioè all'inizio entrare in uno stato di chetosi, quindi entrare in attivare la chetogenesi, entrare in uno stato di chetosi, che noi cerchiamo di attivare, di solito non basterebbero 24 ore. Perché 24 ore? Perché le riserve di glicogeno epatico, che è l'unico glicogeno che il nostro organismo può utilizzare per mantenere costante la glicemia, quando noi smettiamo di mangiare carboidrati, entro 24 ore dovremo consumare le riserve di glicogeno epatico, il muro dell'insulino resistenza si è abbassato e noi cominciamo a produrre chetoni, e producendo chetoni i nostri organi periferici, muscoli, cervello soprattutto, non vanno più ad utilizzare lo zucchero ematico, e quindi la glicemia resta costante. Rimanendo costante la glicemia, non avremo quei cali glicemici di sonnolenza, oppure addirittura quasi di perdita se ci sentiamo svenire, sudorazione fredda, quelle ipoglicemie che sono, diciamo, fastidiose e che possono accompagnare le fasi iniziali dell'entrata in chetosi. Questi qui accadono a quelli che già soffrono di iperinsulinemia o di insulino e di insulinoresistenza. E tutto questo meccanismo che porta alla chetosi, e quindi la chetogenesi, avviene nel fegato. Il fegato, la sua funzione principe è quella di mantenere costante la glicemia, che è necessaria a nutrire gli organi, glucosio dipendenti, insulino indipendenti. Quindi la glicemia a cosa serve? Lo zucchero al sangue a cosa serve? Ce lo chiediamo tutti, diamo una risposta. A nutrire il cervello? Sì. Quando non ci sono altre fonti energetiche, il cervello utilizza il glucosio. Ecco perché abbiamo sempre fame, e diventando insulino resistente la fame aumenta sempre di più, perché è sostenuta dal cortisolo che viene prodotto in eccesso per evitare che lì la condizione di iperinsulinemia protratta, cioè causata da tanti picchi glicemici, ci porti all'ipoglicemia, che per il cervello sarebbe pericolosa, l'indisponibilità di zuccheri, e dovrebbe partire la chetosi, ma non parte perché siamo insulino resistenti, abbiamo l'insulina alta. Allora, che qual è la funzione del fegato? È quella di noi di mantenere costante la glicemia, perché la glicemia costante, oltre al cervello, nutre organi invece che sono glucosio e insulino indipendenti. Il cervello sì, lo prende direttamente, non aspetta l'insulina per mangiare, e se la mangia tutta lui, e sottrae quindi zucchero, lo stiamo dicendo, a organi come la retina, il cristallino. Quante volte sentiamo le persone dire: non ci vedo più dalla fame, mi si annebbia la vista da quanto ho fame. Ma non lo dicono stupidamente, lo dicono perché proprio si può cominciare ad avere una perdita di
come dalla disidratazione e la perdita di acqua, si possono incominciare a vedere delle immagini non più nitide. Perché? Perché la retina e il cristallino lavorano con lo zucchero, come la medulla subrenale, come i tubuli renali, come praticamente le vie spermatiche, la medullare subrenale l'abbiamo detto, come buona parte delle ossa, del connettivo. Quando c'è disponibilità di zucchero, tutti affondano le mani in questo patrimonio, però facilmente esauribile. Quando invece entriamo in chetosi, il nostro cervello incomincia a utilizzare i chetoni, in particolar modo l'aceto acetato che trasforma in beta idrossibutirrato, acido idrossibutirrico, che è la seconda pura dei tre corpi chetonici, acetato, acido beta idrossibutirrico e acetone, sono i tre. Quelli utilizzati sono l'aceto acetato, che nel cervello si trasforma in beta idrossibutirrato e diventerà la fonte energia del cervello. Non vanno più a toccare il cervello e la glicemia, non toccando la glicemia, i reni, i globuli rossi, i globuli bianchi, tutto il sistema immunitario, cellule immunitarie, linfociti B, linfociti T, monociti, macrofagi, tutto praticamente quello che è il sistema a diretto contatto con il sangue, dotato di rapido metabolismo, come la medulla surrenale, le vie spermatiche, i tubuli renali, la retina e il cristallino, immediatamente troveranno da questo mantenimento di una glicemia costante ampi benefici, e questo è uno dei motivi per cui noi stiamo bene praticamente. Il fegato cosa farà? Il fegato, che non utilizzerà più lo zucchero ma incomincerà a utilizzare i chetoni, cioè scusate, che non userà solo lui lo zucchero, perché tutti gli altri organi del corpo viaggiano praticamente a chetoni nello stato di chetosi, perché il fegato non brucia i chetoni ma li produce e se ne libera, liberandoli, perché sono in realtà dei grassi a catena cortissima che lui libera, e questi qui diventano, questi grassi a catena cortissima, i corpi chetonici diventano praticamente delle fonti energetiche di rapida utilizzazione per organi come muscoli, come cervello, quanto abbiamo detto. Nel frattempo che si va producendo la chetosi, nel nostro corpo, per mantenere costante la glicemia, siccome non introduciamo più zuccheri, noi praticamente attiviamo un processo, grazie anche alla produzione di un ormone che è il contrario dell'insulina, che si produce al posto dell'insulina ma non è controinsulare come il cortisolo, ma si sostituisce nella mancanza di insulina, che è il glucagone, il quale, quando si abbassano i livelli di glicemia, viene prodotto questo glucagone e porta la glicemia a valori normali, e serve a ripristinare il glucagone con la gluconeogenesi che lui attiva, ripristina e mantiene costante la glicemia in un momento di assenza di apporto di glucosa esterna. È l'innesco della gluconeogenesi che porta alla chetosi. Sembra strana questa cosa, è proprio la mancanza quindi di glucosio e il fatto che parte la gluconeogenesi a innescare la chetosi. Come avviene questo? Perché nel mitocondrio del fegato, eccolo qui in alto e in basso nelle foto, il mitocondrio epatico cosa fa? Non avendo più disponibile l'ossalacetato, che è necessario per dare vita al ciclo di Krebs, al ciclo dell'acido tricarbossilico, al ciclo dell'acido citrico, del citrato, l'ossalacetato non potrà unirsi all'acetilcoenzima che arriva dalla glicolisi anaerobica citoplasmatica del glucosio, che viene trasformato in piruvato mediante una fermentazione non alcolica nel citoplasma. Il piruvato entra nel mitocondrio, si trasforma in acetilcoenzimato, un processo di decarbossilazione del piruvato, e praticamente questo acetilcoenzimato non si lega più all'ossalacetato per formare citrato, ma rimarrà tal quale. Perché? Perché l'ossalacetato è andato via dal mitocondrio, fuoriesce per andare nel citoplasma a formare glucosio ed essere poi liberato all'esterno, attraverso il processo della gluconeogenesi, a portare glucosio nel sangue e ripristinare la glicemia. E quindi la mancanza di ossalacetato non dà più vita all'interno del mitocondrio epatico alla gluconeogenesi, e parte quella nuova funzione, che è la funzione della
peptogenesi, cioè due molecole di acetilcoenzimasi condensano fra loro a formare una molecola di acetoacetilcoenzima A, quindi una molecola di acetoacetato, che è il capostipite di tutti i corpi chetonici. E questo qui, che avviene tutto a livello mitocondriale, senza liberazione di anidride carbonica, senza consumo di ossigeno, praticamente poi viene liberato attraverso le membrane che circolano liberamente, entra nel sangue, per essere poi riassorbito a livello direttamente dal sangue, senza trasportatori, dalle cellule utilizzatrici come muscoli, come il cervello, dando così vita alla produzione di energia. Quindi la crisi entra in questa mirabile disponibilità di energia. Glicemia costante, mantenuta costante dalla gluconeogenesi, chetosi che il fegato libera, quindi il fegato libera zucchero nel sangue e libera chetoni. Organo mirabile, 1,5 kg di ghiandola situata nell'ipocondrio di destra che ci tiene praticamente in vita e ci dà l'energia. Perché abbiamo attenzione per il nostro fegato, basta sostanze tossiche, basta candida intestinale con aflatossine, basta antibiotici, basta ormoni, basta sostanze alcoliche e droghe. La chetosi, questo mirabile stato in cui il fegato, organo metabolico, è chiamato a produrre nuove fonti energetiche, l'abbiamo parlato del glucosio e i corpi chetonici e del glucosio, per garantire una glicemia costante, scongiurando pericolosi cali glicemici o crisi ipoglicemiche. E vediamo sotto l'acido acetato al centro, che si può decarbossilare diventando acetone volatile che va via con l'aria e col sapore di aceto di mele, che si sente nei bambini o nei malati diabetici, non si sente nello stato di chetosi fisiologica se non nelle fasi iniziali, e il beta idrossibutirrico acido, che praticamente in realtà diventa il metabolita, il combustibile del cervello. Ora, il nostro punto focale della nostra alimentazione sarà quello che, per mantenere la gluconeogenesi, noi dobbiamo fornire aminoacidi. Cosa accadrebbe nel nostro organismo? Per mantenere e sostenere la gluconeogenesi verrebbero smontate le masse muscolari. Lo smontaggio delle masse muscolari porterebbe a quelle che sono le caratteristiche di digiuno. Assumendo invece la nostra chetoproteinica, che è l'unica proteina presente in natura di riserva, che è presente nel latte materno e serve a garantire fra una poppata e l'altra ad un bambino neonato che è uscito dalla pancia della madre non ha più una placenta che gli dà sangue materno disponibile da cui attingere, deve praticamente avere delle pause, e quindi praticamente, a differenza del marsupio che si attacca dentro il marsupio, il neonato del marsupio che va a 2 mesi con essendoci la placenta, si attacca alla mammella che attivamente nutre con un muscolo, il bambino deve succhiare e la sua poppata, perché anche quello è uno sport a cui lui si è allenato dal 5° mese di vita intrauterina, tenendo il dito in bocca, ciucciando il dito per poi a nutrirsi al seno materno, sperando di trovare latte, che deve attivamente premere, a differenza del canguro che passivamente lo riceve. Bene, questo piccolo neonato avrà nel latte materno una proteina di riserva che gli permette, da una poppata all'altra, di garantirgli quell'apporto continuo di aminoacidi, oligometini necessari per le attività anaboliche che ha il bambino nei primissimi anni di vita. Sappiamo che dalla nascita, nel primo anno di vita, il bambino raddoppia il suo accrescimento per poi praticamente crescere ancora in maniera importante dal secondo al terzo anno, per poi avere una crescita graduale. Questi sono studi di assologia che ce lo insegnano. Quindi la nostra alimentazione, noi torniamo come un bambino, che praticamente sarà quindi mirato esclusivamente a quello che noi apporteremo dall'esterno, perché andremo a tingere tutto dal nostro grasso e il lavoro lo farà esclusivamente il fegato. La nostra alimentazione sarà invece quella di mirare a mantenere le masse muscolari, sostenendo il fegato nella gluconeogenesi, fornendogli il substrato praticamente aminoacidico, salvaguardando il catabolismo muscolare, favorendo al tempo stesso la fase anabolica, la crescita muscolare, attivando la sintesi proteica.
e il nostro obiettivo è conservare le masse muscolari. In questo compito siamo favoriti dall'avere disponibile la chetoproteina Bernardis, che fornisce una proteina ad alto valore biologico, ossia con un'alta disponibilità di aminoacidi essenziali ed arricchita appositamente con altri aminoacidi proprio per sostenere la nutrizione chetogenica e gluconeogenica. Va inoltre sottolineato che la chetosi, mettendo a disposizione altissimi livelli ematici di chetoni come fonte energetica, quindi nutrendo con i chetoni il cervello, salvaguarda glicemia. Si è visto poi che il cervello, nutrito a chetoni, viene stimolata la proteina dell'accrescimento cerebrale, tant'è che qualcuno ipotizza, oltre che per l'epilessia ormai chiaro, l'utilizzo della dieta chetogenica nelle malattie neurodegenerative. E il cervello normalmente consuma dai 100 ai 150 grammi di glucosio al giorno, che verranno sostituiti dai 100 ai 150 grammi di chetoni al giorno. La chetone quindi si può definire un risparmiatore di glucosio, mantenendo la glicemia costante, perché gli sbalzi di glicemia è come gli sbalzi dell'umore. Basterà infatti produrre meno glucosio per mantenere costante la glicemia, per nutrire gli organi glucosio dipendenti, in quanto il cervello, che durante la dieta iperglicidica utilizza quasi esclusivamente glucosio, in caso di chetosi utilizzerà i corpi chetonici. Quindi noi avremo bisogno di produrre meno glucosio, e grazie all'alta disponibilità ematica di corpi chetonici il cervello utilizza praticamente solo i corpi chetonici, ed essendo il principale organo che brucia glucosio, egli diventerà praticamente, la glicemia resterà costante. Quindi, rispetto ad un'alimentazione basata, come vediamo qui sull'immagine alla destra, su picchi glicemici postprandiali che vanno a stimolare degli ormoni, sappiamo che gli ormoni che servono a controllare la glicemia sono 5: sono l'insulina, il glucagone, il cortisolo, la serotonina e l'adrenalina. Sono un vero veleno per il nostro organismo. Andarli a stimolare, bene, noi rischiamo di stimolare tutti questi ormoni facendo gli sbalzi glicemici. Ricordiamo che invece i chetoni, da loro, sono già euforizzanti e anoressizzanti, perché nutrono abbondantemente il cervello senza i famigerati cali glicemici postprandiali tipici della dieta iperglicemica, che sono quelli che scatenano poi l'appetito. E quindi, in eccesso, in assenza di eccessi di insulina, il nostro corpo inizia a produrre due ormoni potentissimi somatotropi, perché il nostro corpo non produce ormoni somatotropi se ce n'è un altro che è in produzione, e l'ormone che produce somatotropico è il GH, e l'altro ormone, che non è somatotropo ma ha una funzione importante nel mantenimento costante della glicemia e nello smontaggio del ghiaccio, è il glucagone. Questi ormoni stimoleranno la gluconeogenesi, la sintesi proteica e il catabolismo lipidico, ottenendo come effetto un aumento delle masse muscolari in contemporanea alla diminuzione del peso corporeo, un miglioramento della silhouette e tutti i cambiamenti per smaltimento delle masse adipose. Ricordiamo che il GH, il growth hormone, è l'ormone bruciagrassi per eccellenza, è l'ormone della giovinezza, è l'ormone che molti culturisti hard utilizzano per aumentare le masse muscolari, e quindi capiamo bene quanto sia importante praticamente per il nostro organismo mantenere i livelli di GH a buon livello. La nostra dieta proteica non è una dieta mangia proteine quanto vuoi e come ne vuoi, ma sarà soprattutto basata sul calcolo esatto dell'apporto proteico necessario a salvaguardare le masse muscolari, calcolando la quota proteica giornaliera da dividere poi nei pasti e negli spuntini in base al peso corporeo ideale, all'età, al sesso e all'attività fisica. E noi potremo dare una dieta basata sul peso corporeo ideale, sull'età, sul sesso e sull'attività fisica svolta. Ed in questa programmazione ci rifacciamo a quelli che sono i programmi, diciamo, alimentari dati dal professor George Blackwood di Harvard, il quale praticamente ha dato vita a questo digiuno con integrazione proteica, che è universalmente accettato rispetto a tutti gli altri programmi cosiddetti proteici. Per questo noi preferiamo parlare di semo digiuno o digiuno con integrazione proteica,
noi assumeremo infatti soltanto degli alimenti plastici, utilizziamo per questo alimento proteine a lento rilascio, la chetoproteina, a cui aggiungiamo anche alcuni aminoacidi essenziali necessari a favorire l'innesco di una rapida chetosi e di una rapida gluconeogenesi, in totale assenza di fame e di innalzamento del tono dell'umore, e preferiamo definirla un digiuno con integrazione proteica. Addirittura qualcuno calcola la quota proteica sulla percentuale di massa magra e non su tutto il peso corporeo, per cui noi praticamente dobbiamo capire che a nostro avviso la limitante per l'anabolismo muscolare, che serve oltre ad un'azione antimetabolica, è favorire praticamente la sintesi proteica, e quindi in parte ovviamente non ci aspettiamo una crescita delle masse muscolari come vediamo in quelle foto, è impossibile, ma vedremo come nella foto sotto praticamente le nostre masse muscolari, che rappresentano una grossa quota parte della nostra struttura corporea, devono essere assolutamente mantenuti. Quindi l'esatta conoscenza del ruolo degli aminoacidi essenziali, fondamentale affinché avvenga il importantissimo cambiamento dello schema metabolico, rappresenta per noi il primo e fondamentale obiettivo della nostra dieta, che vorremmo perciò definire gluconeogenetica chetogenica. Altro obiettivo che ci prefiggiamo è anche l'eliminazione delle scorie azotate che si formano praticamente con il catabolismo a livello delle transaminasi epatiche, e quindi nelle nostre proteine arricchiamo, oltre a quegli aminoacidi come l'isoleucina ed altri, che hanno una funzione praticamente di stimolo dell'innesco rapido della gluconeogenesi e della chetogenesi, anche per l'eliminazione delle scorie metaboliche inseriamo citrulline e ornitina, che tra l'altro, oltre che a favorire il metabolismo delle scorie azotate, quindi ci pulisce il fegato e quindi il ciclo dell'urea, ci darà anche, funzionerà anche come precursori validi per formare l'arginina, che svolge all'interno del nostro organismo funzioni importantissime. Va ricordato soprattutto in questo, per quanto stiamo dicendo e che abbiamo già detto, che i D e i tripeptidi vengono assorbiti meglio dall'intestino rispetto ai singoli aminoacidi. Quindi l'ornitina inoltre favorirà anche nei soggetti la produzione del GH. Il GH è l'ormone brucia grassi per eccellenza, l'abbiamo detto, viene prodotto principalmente, lo vediamo in basso, nelle ore notturne, per il digiuno muscolare più forte, e con la nostra chetoproteina riusciremo ad evitare praticamente, a contrastare il digiuno notturno, che noi dobbiamo sempre considerare nella nostra alimentazione. E durante la notte la produzione del GH favorisce la lipolisi chetogenica, sciogliendo il grasso brucia grassi, quindi la macchina brucia grassi, che lavorerà principalmente di notte, riducendo per la maggiore disponibilità di chetoni il glucosio e diminuendo la gluconeogenesi per mantenere costante la glicemia, nutrendo il cervello durante il sonno, in particolar modo nelle fasi REM dormiremo meglio. Perché? Perché avremo una glicemia più costante, non ci sveglieremo di notte per andare ad aprire il frigorifero e mangiare qualcosa, ma il nostro sonno sarà più continuo e ci troveremo riposati. Ovviamente gli effetti del GH li possiamo vedere in alto da quel noto personaggio, diciamo, pubblico, che ci fa vedere come si può cambiare assumendo il GH. Ovviamente assolutamente non immaginiamo questo nel nostro organismo, ma mantenere il GH per noi è fondamentale per mantenere le masse muscolari. L'ornitina, poi sottolineiamo che noi la aggiungiamo, verrebbe prodotta e innalzata in corso di gluconeogenesi proprio per maggiore catabolismo proteico aminocinico. L'ornitina più alta, prodotta per sostenere il ciclo dell'urea, stimola maggiormente la produzione di GH e conserva le proteine, favorendo la sintesi proteica. La nostra dieta, ovviamente, nell'apporto proteico potrà variare in rapporto a chi svolge un'intensa attività fisica, verso una maggiore assunzione non solo di proteine, che può addirittura raddoppiare la quota proteica, perché se uno ha un forte catabolismo muscolare deve necessariamente reintegrare sia il catabolismo sia gli serviranno aminoacidi per mantenere costante la glicemia,
ma praticamente l'assunzione dei grassi potrà essere sempre utilizzata come fonte esterna in chi fa intensa attività fisica pur rimanendo in chetosi, perché i grassi possono essere assunti perché non stimolano l'insulina e non vanno a disturbare l'effetto praticamente chetogenico che noi abbiamo innescato. Quindi la quota di carboidrati che noi dovremo introdurre, che abbiamo detto possiamo raddoppiare la quota di proteine ma non esagerare, possiamo quindi non andare oltre, possiamo introdurre una quota di grassi in un rapporto fino a 4:1 rispetto alle proteine, potremo praticamente aggiungere anche una quota minima di carboidrati che sappiamo che in una dieta chetogenica classica può arrivare fino a 36 grammi al giorno, che io cerco di evitare nei soggetti insulinoresistenti, ma nelle persone normali, sane, giovani, fino a 30 grammi, 36 grammi al giorno può essere assunto senza intaccare lo stato di chetosi. Quello che praticamente potremmo fare in un soggetto che svolge attività fisica, in base all'intensità dell'attività fisica, soprattutto negli allenamenti ad alta intensità, potrà essere aggiunto come supporto una quota di 50, fino a 50, fino a 100 grammi di carboidrati che devono arrivare da una fonte di un cereale integrale come il riso integrale, che viene lavato 2-3 volte e poi fatto bollire in acqua senza sale o al massimo con soluzione fisiologica, quindi al 9 per 1000 di cloruro di sodio, 0,9% di cloruro di sodio, praticamente lasciato cotto al dente, lasciato scolare, preso a piccoli, diciamo, bocconi durante l'arco della giornata per evitare i famigerati picchi glicemici. Sempre per monitorare il nostro stato di chetosi, noi potremo in ogni momento, preferibilmente la mattina, vedere cosa stia realmente accadendo nel nostro organismo. Ci sono apparecchi che misurano la chetonemia, cioè i chetoni nel sangue, chetonemia, ma noi utilizziamo una misurazione di doppi chetonici semplici all'interno delle urine mediante praticamente la misurazione della chetonemia, mediante un esame ottenuto praticamente con il Ketor test. Inoltre prendiamo molto attenzione appunto nel apporto praticamente degli aminoacidi, perché che noi aggiungiamo, come la lisina eccetera, perché noi puntiamo praticamente non solo a bruciare la massa grassa, a mantenere le masse muscolari, ma una particolare attenzione, oggi ce l'abbiamo grazie praticamente al collagene, mantenere l'aspetto generale della persona, soprattutto quello a livello collagenico di pelle, tessuti connettivi, ossa, articolazioni e tutti gli annessi cutanei dell'epidermide e della pelle, quali peli e capelli, che saranno più forti, più folti, più luminosi, riprenderanno il colore, si rinforzeranno le unghie, gli occhi, i muscoli, gli organi interni, la sessualità, il ringiovanimento, ritrovando senso di benessere, eliminando il senso di stanchezza e il miglioramento delle prestazioni atletiche. Molti si soffermano a soffermare dei farmaci come il Bolivar, il Samir. Noi diamo questa chetoproteina che non ha un'azione d'urto, ma un'azione lenta e continua, che è quella che a nostro avviso è più efficace e che garantisce l'anticatabolismo e il minimo di anabolismo necessario. I vantaggi quindi di una dieta chetogenica sono l'aumento della massa muscolare, che avviene in modo naturale attivando i meccanismi neuro-umorali anabolizzanti naturali, la riduzione della massa grassa dell'adipe senza intaccare la muscolatura, quindi una sorta di liposuzione medica naturale, la percezione dell'aumentata forza mentre si brucia il grasso come fonte energetica, soprattutto la resistenza di un soggetto, l'effetto delle stimolazioni di ormoni anabolici come il testosterone e il glucagone, la riduzione drastica di ormoni catabolici per il tessuto muscolare come il cortisolo, la scomparsa di sintomi tipici della fame, come nella dieta iperglicemica dovuta ai picchi glicemici postprandiali legati al fenomeno di insulinoresistenza, al raggiungimento di una forma fisica di un peso ideale. Con questo spero, mi sono forse dilungato troppo, pensavo di essere più sintetico, vi ringrazio per l'attenzione, e quello che io cerco praticamente appunto di trasmettere a voi lo approfondiremo in una chiacchierata.